Bene, bene, poracci, si trattava ovviamente di Skate 3 e Moss è stato il più rapido di tutti a scrivere il titolo corretto. Per la risposta più sbagliata di tutte, invece, chi ha scritto Stick è un genio. L'anagramma è perfetto, ma il premio va per forza a Gabriel, che commenta con Tony Hawk prosciutto. Prosciutto, prosciutto un etto e mezzo, volo, volo altissimo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi prima che sia troppo tardi. Quello di oggi sarà un video un po' particolare, ovviamente ricchissimo, perché andremo a riprendere una formula che ho già utilizzato circa un annetto fa, quella dei rari e introvabili. Vorrei infatti stilare una lista dei titoli fisici per Nintendo Switch che stanno diventando difficili da reperire e che su eBay iniziano a avviarsi verso dei prezzi proibitivi. Sebbene la console sia diffusissima, in realtà è chiaro come publisher stiano puntando tutto quanto sulla distribuzione digitale e il risultato è che vengono stampate pochissime cartucce rispetto alla base installata. Quindi ora vi propongo qualche nome che secondo me ha tutte le potenzialità di diventare raro, ma come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per le vostre integrazioni a questa lista. E visto che si parlerà per lo più di titoli indie o produzioni di stampo giapponese, vi ricordo che sul gruppo Telegram delle offerte poracce segnalo quotidianamente sconti e offerte che ritengo interessanti. Molto spesso grazie a questo gruppo c'è chi è riuscito a prendere al giusto prezzo titoli che poco dopo sono diventati introvabili. Quindi rimettetevi il portafoglio in tasca e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto una piccolissima premessa. Ho volontariamente escluso da questo ragionamento Limited e Collector's Edition, così come edizioni fisiche pubblicate da aziende come Limited Run Games. Visto che si tratta di operazioni pensate proprio per diventare rare e introvabili da subito, e a conti fatti si tratta di un mercato totalmente parallelo a quello delle uscite standard. In più ricordatevi che Switch è un mondo a parte, e giochi magari diffusissimi su altre piattaforme, beh, qui possono essere molto più difficili da reperire. E inizierei partendo da un gioco che mai mi sarei aspettato di vedere salire così tanto di prezzo in così poco tempo, e mi riferisco a Attack on Titan 2. Sappiamo che gli adattamenti videoludici di manga, anime e cartoni animati non sempre escono nel migliore dei modi, ma a quanto pare questo Attack on Titan 2 è un discreto clonazzo di Monster Hunter uscito nel 2018, che senza troppe pretese si posiziona come una piacevole alternativa alla serie Capcom, che guadagna tantissimo valore se si è fan della serie. Il gioco ripercorre le prime due stagioni dell'anime, ovvero i capitoli del manga fino al numero 50, e poi è uscito anche un DLC che ha portato avanti la storia fino al capitolo 90, coprendo l'intera terza stagione. Ho visto per mesi questo gioco a prezzo pieno sugli scaffali dei GameStop, ora però è sparito dalla circolazione e su eBay è difficile riuscire a recuperarlo usato sotto i 50 euro. Senza contare che la versione che include anche il DLC Final Battle sembra praticamente introvabile, con quotazioni che superano gli 80 euro sul venduto. E a proposito di giochi che per mesi sono stati lì sugli scaffali a prendere la polvere e poi si sono volatilizzati, beh, tra questi c'è anche Hades, giunto in realtà in edizione fisica molto dopo la sua versione digitale, tanto che io l'ho comprato su eShop e adesso mi sto un po' pentendo di non aver aspettato la controparte fisica. Intendiamoci, Hades è un capolavoro e innanzitutto va giocato, poco importa in quale versione, però un po' mi rode di essermi fatto scappare l'edizione fisica proposta a un prezzo budget, che include anche qualche piacevole inserto come il libricino artbook e il codice per la colonna sonora. Non si tratta di un titolo introvabile, ma comunque sarete costretti a spendere un po' più del suo prezzo originale per aggiungerlo alla vostra collezione e qualcosa mi dice che col tempo la situazione non potrà far altro che peggiorare. Dai, adesso direttamente dalla mia collezione vi mostro qualcosa che piano piano sta diventando raro e si tratta dell'edizione di The Binding of Isaac nominata Afterbirth Plus. Questo l'ho trovato in un GameStop in tempi ancora non sospetti e l'ho preso semplicemente perché avevo voglia di giocare nuovamente a The Binding of Isaac e non c'era nessun intento collezionistico, ve lo giuro. Potete immaginare la mia sorpresa quando, contrariamente a quanto siamo abituati a vedere sulla console Nintendo, mi sono ritrovato un'edizione fisica veramente figa,
figa, con tanto di sticker e mini libretto delle istruzioni. Sono convinto di averlo pagato circa una trentina di euro, di sicuro non era a prezzo pieno. Gli veniva riservato un trattamento da indie. Oggi è molto difficile trovare la versione fisica, in particolare quella triangolo blu italiana. La più diffusa sembra essere quella americana, ma anche questa non ve la regalano di certo. L'unico venduto su eBay in Italia è una versione NTSC che sta a 55 euro. Ora però non possiamo ignorare la quota JRPG, un punto fisso di ogni libreria. State sicuri che sempre e comunque alla fine in ogni gioco più raro per una determinata console ci saranno i giochi di ruolo giapponesi. E prima che sia troppo tardi, buttate un occhio su Is 8 Lacrimosa of Dana. Il titolo uscì originariamente per PlayStation Vita e si tratta di un porting senza troppi fronzoli, ma che include tutti i DLC precedentemente venduti a parte. Is è una serie storica, magari non conosciutissima in occidente, e questo ottavo capitolo è un ottimo action RPG che ha attratto tanti nuovi giocatori fino a quel momento estranei al brand. Il risultato è che il gioco inizia a non essere più reperibile tanto facilmente. In America è già uno dei titoli più rari in assoluto, qui in Europa la situazione sembra migliore, ma attenzione, perché se volete una copia completa tenete a mente che la Adventurer's Edition includeva anche un poster, tre carte da collezione e i codici per i DLC. Molte delle copie vendute su eBay non sembrano essere complete al 100%, quindi se vedete un prezzo abbordabile assicuratevi prima di tutto che non manchi nulla. Ora un'altra chicca indie distribuita sempre da Head Up Nicalis, proprio come The Binding of Isaac. E anche in questo caso si tratta di un altro gioco che ho preso a caso, non avendo la più pallida idea di come sarebbe esploso il mercato Switch. Sto parlando di Wonder Boy The Dragon's Trap. Molto figo, ma difficilissimo. E proprio come Isaac, dicevamo, si tratta di un'edizione pazzesca. Dentro c'è di tutto. Un portachiavi, il manuale e anche un mini disco con la colonna sonora, senza dimenticarsi la copertina reversibile. In più si tratta di un giocone pazzesco, un remake uno a uno di un grande classico del retro gaming, Wonder Boy 3, tanto che si può fare lo switch in tempo reale tra modalità classica e moderna. Questa versione, pallita, non saprei quantificarla a livello di valore. Su eBay non ci sono venduti e altre edizioni regionali volano pericolosamente sopra i 50 euro. Questo credo proprio che diventerà uno di quei titoli che potremmo definire tranquillamente raro fra pochi anni. E chiudiamo in bellezza con una delle serie Nintendo più sfortunate in assoluto. Mi riferisco a quella di Xenoblade. Per qualche strano motivo su Nintendo Switch l'epopea di Monolith Soft diventa giorno dopo giorno sempre più ricercata e introvabile. Escludendo, come abbiamo detto, Collectors e Limited Edition, che sono un mondo a parte, anche le edizioni standard di Xenoblade sono praticamente dei miraggi. La Definitive Edition del primo è l'unico titolo che ancora si trova relativamente con facilità, mentre Xenoblade 2 già viaggia sopra i 50 euro più spedizioni per l'usato. Ma è Torna, l'espansione standalone di Xeno 2, che raggiunge delle cifre folli. Il pacchetto, venduto a un prezzo budget, includeva, oltre alla cartuccia di gioco, anche il Season Pass da riscattare tramite codice. Oggi il prezzo si è più che raddoppiato e a meno che non andiate diretti sul nuovo, dovrete stare anche molto attenti che i codici non siano già stati riscattati. Oppure potreste sempre avere una bella botta di cubo e trovare il gioco in qualche catena tipo Media World, GameStop e simili. Non mollate la speranza. Ma vi ho mentito, non è ancora finita, vi lascio con un'ultima poro prediction. Chrono Cross in occidente ce lo becchiamo solo in versione digitale. Ma se vi dicessi che c'è la possibilità di prenotare la versione import giapponese con relativa facilità, voi la prendereste? Sì, ok, sappiamo che questo remake non è uscito fuori nel migliore dei modi, ma l'edizione fisica di Chrono Cross è un'occasione imperdibile per i collezionisti, soprattutto se pensate a quanto sia diventata costosa la versione originale NTSC per PlayStation 1. Su PlayAsia si può fare il pre-order della Radical Dreamers a meno di 40 euro più spese di spedizione, e questa versione include anche l'italiano, sebbene sia l'edizione giapponese. Non so, fossi in voi un pensierino ce lo farei. Poi non dite che non vi avevo avvertito. In ogni caso vi ricordo che il canale Telegram delle offerte poracce è stato creato appositamente per segnalazioni del genere. Se vi interessa trovate il link in descrizione. Bene poracci, era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere quali sono, secondo voi, i giochi che stanno diventando o sicuramente diventeranno rari e costosi anche su Nintendo Switch. L'appuntamento è per questa sera alle 21:30 con una live particolarissima su Instagram, altrimenti come al solito ci vediamo domani, sempre qui su YouTube per un nuovo video. Voi in ogni caso mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Raro, Michele Switch, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!